Voltiamo pagina, il settore tessile, calzaturiero ed abbigliamento di Casarano, uno dei segmenti più importanti dell'economia salentina, è pronto alla sfida dell'innovazione tecnologica. Innovare l'impresa per evitare di restare indietro. Sia per il piccolo che per il grande imprenditore è necessario stare al passo con le nuove tecnologie. E questo è il diktat per le aziende che vogliono essere sempre più competitive sul mercato. I processi di innovazione digitale sono stati il tema al centro del convegno che si è svolto a Casarano, nel Politecnico del Made in Italy, scuola di alta formazione tecnica e gestionale del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero. Un'occasione di confronto in collaborazione con l'agenzia di sviluppo Mendelssohn per fare il punto sullo stato della parte delle tecnologie a disposizione del TAC nell'era dell'industria 4.0. Nuove strategie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità degli impianti integrate con infrastrutture informatiche, con un'attenzione particolare al consumo energetico. Anche in un settore tradizionale come quello del tessile, abbigliamento e calzatura, dove dovrebbe prevalere praticamente la tradizione, l'innovazione è importantissima, specialmente in segmenti che riguardano per esempio il taglio, l'informatica, il network fra aziende e poi anche i macchinari di nuova generazione, è importantissimo. In questo momento ci sono numerosi incentivi per le imprese, sicuramente l'incentivo del credito d'imposta sulla ricerca e sviluppo, che agevola fino al 50% tutti i costi che le aziende sostengono di personale, di materiale, di consulenze esterne per poter innovare i loro prodotti.